Allora, spesa Eurospin. Sono da sola, non c'è nessuno qui. Sì, c'è una macchina, ma non c'è nessuno. Ok, detto questo. Ho fatto una spesa a 70 qualcosa euro. Pensavo di averne speso tipo 100, invece no, 70 qualcosa. Però sto migliorando. No, vabbè. Allora, volevo mettere via prima le cose che vanno nella borsetta questa qua, poi dopo andrò in posta. Non vedo l'ora che mi arrivino i miei elastici nuovi, così decoro anche un po' i capelli, la testa, tutto. Non si vede la targa, vero o no? Boh. Allora, i wurstel, l'ho preso il pacco grande così siamo a posto per un po'. Tre affettati, salame Milano, prosciutto crudo e il tacchino arrosto. Una, due mozzarelle, in realtà sono tre, sempre senza lattosio. Due stracchini senza lattosio. Qui c'è un brie senza lattosio, formaggio fresco e burro. Qui ho il salmone scozzese, questo è quello che costa meno all'Eurospin, che devo dirvi è buono, eh. È buono. A me piacciono tutti. E questo qua è quello che costa 3,19. Sono solo 100 grammi, però è buonissimo. Cioè, a me piace. Poi ci sono questi bastoncini di verdure che era da tantissimo che non compravo e li ho presi. Poi metto subito via il pacco da 1,5 kg di patate rustiche. Non sono cattive queste qua, e comunque hanno l'olio di semi al 3% e basta, non c'è sale dentro. Ho preso queste due pizze fatte così, visto le patatine, non c'era neanche il prezzo lì, non so quanto siano costate, perché non c'era proprio il prezzo esposto, però c'era anche quella normale con il pomodoro classica, insomma, e una margherita, diciamo, e io invece ho preso questa qua con giusto le patatine, ma l'avevo già presa, non era male. Ecco la mozzarella dispersa. Poi ho preso i tomini, che piacciono a Franz. Sapete cosa? Una sera avevo fatto la pizza in padella. Siccome non avevo del formaggio da metterci sopra, non avevo la mozzarella, non avevo niente, ho preso un tomino, l'ho tagliato a pezzettini e ho messo il tomino. Molto più gustoso della mozzarella. Ho preso anche queste chele di surimi, io non le ho mai comprate, e quindi proviamole. Infine ho lonza a fette di suino e bracciole di lombo di suino. E le ho prese qua perché, non muovendomi più, le ho prese qua intanto, poi si fa sempre a tempo andare in altri negozi. Io ho preso un vassoio di fragole e due buste di lattughino, che non era per niente male. Uno è messo un po' meglio dell'altro, comunque non era male. Una cassa di acqua frizzante, però Franz mi ha spostato tutto qua. Sì, decisamente. Olio di semi di girasole, poi, ma è rotto? No. E qui c'è latte, ho preso 7 barattoli, così ve li faccio vedere subito e siamo a posto. Adesso li metto via. Maionese, sugo di salsiccia, due salse di tonno, salse tonnate, va bene, siamo capiti. Questo profumo per il bagno, e a me piace questa profumazione, che è cotone del Paranà. Ecco. Poi fatemi vedere, qui c'ho dello zucchero, farina zero per i dolci e tonico viso. Questo mi è stato consigliato da due di voi, quindi l'ho preso. Due guanti per i piatti taglia S, poi fazzoletti balsamici, li abbiamo finiti. E questi qui che vi consiglio sempre nei finiti, o insomma ve li consiglio sempre, provateli anche questi. Pesche. Sì, qua all'Eurospin non c'è tanta scelta di frutta e verdura, quindi, ma verdura ne ho ancora a casa, non l'ho presa. Ho preso giusto le pesche, le banane, ecco le banane. Uova. Della carta igienica, io non compro mai questa, è quella profumata, non la prendo mai perché ho paura che mi faccia irritazione. Però ho provato a ricomprarla, se l'avrò comprata una o due volte in vita mia. E di solito sapete che io non compro questa qua, compro quell'altra che si trova sia al Tigotà che in quasi tutti i negozi. Allora, croissant per Franz, questi qua sono quelli con la bicocca, e poi li ho presi anche per me, senza latte e senza uova.
pan bauletto al kamut, che questo anche è buono, pane, due buste di delle foglie, e due buste di rosette, patatine classiche e crackers. Vi ringrazio per essere stati in questo video, mi sono disinfettata le mani con il gel, cioè quindi i guanti con il gel, non preoccupatevi, prima di entrare in macchina. E tanto lì ho anche le salviette igienizzanti, vabbè. Comunque qua l'Eurospin era pieno di cose disinfettanti per le mani, c'era di tutto, ma non ho preso niente perché io a casa ne ho parecchia di roba. E niente, vi ringrazio per essere stati qua. Ci vediamo in un altro video come sempre. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché lì ho iniziato di nuovo a caricare delle foto e quindi vi aspetto lì. Per il resto, sì, ora non è... Ah, ecco, ho capito, sì, sì, sì. Niente, vi saluto, ci vediamo alla prossima volta. Rimanete sintonizzati, ciao.